Siamo qui con Monica Scattini, protagonista del cortometraggio Insieme al Lido, e ne parliamo con lei. Monica, sei appunto la protagonista di questo cortometraggio che ovviamente, a parte la tecnica, aveva bisogno di molto cuore. Ci puoi raccontare un po' la tua esperienza, la tua partecipazione, come sei stata coinvolta? Ma guarda, io sono molto amica di Anna Maria Liguori, la regista, con cui abbiamo lavorato, ho lavorato molte volte insieme, abbiamo fatto un sacco di film, di fiction, lei come segretaria d'edizione, dove è straordinaria, adesso anche in qualità di regista, quindi quando mi ha chiamato ho subito accettato, in più l'argomento era molto importante, e, insomma, il tema era forte, e poi io c'ho il ruolo della dottoressa, quindi quella che appunto deve spiegare, però mi piace molto perché il messaggio che passa è di grande speranza, cioè alla fine, insomma, io come personaggio spiego che innanzitutto è importantissimo parlare con il proprio medico, stabilire un rapporto che è anche al di là, insomma, voglio dire, soltanto del fatto specificamente medico, e che poi che esistono delle cure adesso per sopportare molto meglio gli effetti collaterali della chemioterapia, cosa che anch'io ignoravo assolutamente l'esistenza, per cui è stata una conoscenza di cose che non sapevo che esisteva questa associazione Salute Donna, che sono tutte volontarie che si occupano di sostenere appunto le donne che sono malate e lo fanno volontarie, non sapevo che esistesse lo psico-oncologo che sostiene psicologicamente chi deve affrontare il percorso di questa malattia, e quindi ho imparato veramente molte cose e sono felice di aver contribuito, insomma io spero che lo vedano in tanti questo corto, perché veramente dà speranza e una possibilità in più per vincere questa malattia. Il mondo del cinema e della comunicazione in generale, dei media, come può impegnarsi in questo campo e comunque nel sociale oggi? Beh, si può impegnare moltissimo, perché il cinema, il teatro e comunque qualunque espressione di arte devono avere proprio il dovere di trattare temi di questo genere, del sociale, di tutto, cosa che avviene, perché voglio dire, il cinema non serve soltanto come divertimento, come così, distrazione, ma anche deve essere un mezzo per far passare e arrivare delle storie con dei temi che appunto importanti, che ci riguardano un po' tutti e che cercare di trovare anche qualche soluzione, insomma. Quindi noi nel nostro piccolino, un piccolo corto l'abbiamo fatto. Per te, da donna e da attrice, com'è stato interpretare una storia del genere? Piccola, un cortometraggio, però una storia importante comunque. Beh, è stato molto importante, ti ripeto, io tante cose non le sapevo, non sono un medico, per cui insomma mi sono documentata su quello che effettivamente sta la ricerca, sta andando avanti, si stanno scoprendo un sacco di cose, e quindi è stata un'esperienza importante, di crescita anche per me, insomma, oltre che cercare di comunicare appunto questo messaggio e di dare la speranza. Grazie. A voi.